I gol dei fratelli Conidi, Leonardo al 12° e Domenico al 66°, quindi all'11° del secondo tempo, il 21° del secondo tempo, consentono al Girifarco di riaprire il discorso per cercare di abbandonare l'ultimo posto in classifica ed evitare così la purtroppo retrocessione diretta. Con questa vittoria 2-1 sul Real Fondo Gesù, la squadra di Girifalco, chiedo scusa, si porta esattamente quindi a 2 punti dalla Nuova Valle, sconfitta in casa dalla Chiaravalle, e quindi sarà quasi un derby proprio per queste due squadre vicine, di cercare di evitare appunto l'ultima posizione. La squadra crotonese in pratica è stata presa di contropiede con la doppietta appunto del 2-0 della squadra di casa. È riuscita dopo 2 minuti dal secondo gol di Domenico Conidi al 68°, di accorciare le distanze con De Roberto, ma poi non ne è venuta più a capo, per cercare di rientrare in partita e recuperare un pareggio. Rimane sesto quindi il Real Fondo Gesù in classifica, ma si allontana ormai quasi definitivamente dalla possibilità di giocarsi i playoff. E invece quello che, come dicevamo in partenza, in apertura, per il Girifalco, 3 punti davvero fondamentali per il prosieguo del suo campionato.